Vediamo adesso le funzioni goniometriche inverse. Quindi vedremo l'arco seno, l'arco coseno e l'arco tangente. Prima però di vedere le funzioni goniometriche inverse, ricordiamo che cos'è una funzione inversa e in particolare quelle che sono le caratteristiche per poter invertire una funzione. Innanzitutto vi ricordo che solo le funzioni biettive si possono invertire. Nel caso in cui le funzioni fossero suriettive, bisognerebbe andare a restringere il dominio in modo tale da renderle biettive. La funzione inversa poi ha la caratteristica di essere simmetrica rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante della funzione da cui si è partiti. Per ottenere una funzione inversa, poi bisognava esplicitare la x e scambiare le variabili. Vediamo l'esempio di una che abbiamo già fatto, che era la funzione y uguale a radice di x. Allora, si partiva dalla funzione y uguale a x quadro. Dopodiché, quindi abbiamo detto, il primo passaggio è esplicitare la x, quindi da qui io vado ad esplicitare la x e ottengo che x è uguale più o meno a radice di y. È chiaro che già qui dovrei capire che c'è qualcosa che non funziona, perché se vedete questo doppio segno non può funzionare perché non sarebbe più una funzione nel momento in cui poi io vado a scambiare le variabili. Quindi in questo caso si sceglie una delle due, il più, e a questo punto, eseguendo lo scambio di variabili, ottengo la funzione y uguale a radice di x. Cerchiamo di interpretare graficamente questa scelta, no, di sciogliere solo un segno e perché, insomma, qual è il problema. La funzione y uguale a x quadro, come potete vedere, non è una funzione biettiva, in quanto esiste un certo valore, ad esempio 4, e in corrispondenza di y uguale a 4 esistono due valori della x, meno 2 e più 2. Questa è, se vedete, una funzione suriettiva, perché voi potete tagliare, no, con tanti valori in y e trovate due valori corrispondenti in x. Ecco che allora, per renderla biettiva, bisognerà scegliere solo un arco di parabola. Ad esempio, scegliamo l'arco destro. Ok? Cioè, non è che poi arbitrariamente la potremo scegliere, ok? Quando ho la funzione y uguale a x quadro, si sceglie, okay, di prendere la x positiva, x maggiore o uguale a 0, quindi comprendendo anche questo punto. Ecco che allora un arco di parabola, quindi con questa restrizione x maggiore o uguale a 0, questa diventa una funzione biettiva. Ecco, quando noi qui andavamo ad esplicitare la x e andavamo a trovare questa, poi io sceglievo la parte positiva in virtù del fatto di renderla secondo questa restrizione, ok? Perché volevo lavorare su una funzione non suriettiva, ma solo su una funzione biettiva. A questo punto, ecco qui, questa è la nostra funzione. Ricordando la proprietà che la funzione inversa è simmetrica rispetto alla bisettrice del primo e del terzo quadrante, ricavo questa qua, questa curva rossa che rappresenta la funzione y uguale radice di x. Ecco, questo l'avevamo già fatto. Vediamo adesso di fare un passo in avanti e andremo a parlare, ad esempio, della funzione inversa del seno. Allora, se noi riprendiamo un attimo la nostra sinusoide y uguale a sin x, queste erano le cose che avevamo detto, no? Il dominio, il codominio, ma in particolare qui vi faccio osservare che avevamo detto che era una funzione suriettiva. Beh, questa è una caratteristica di tutte le funzioni periodiche, perché voi potete immaginare di prendere una qualsiasi valore della y e guardate quanti valori trovate, ok? Se ne trovano infiniti di valori, perché essendo periodica la cosa, d'accordo, continua all'infinito. Quindi questa qui è proprio la classica funzione suriettiva. Per renderla biettiva io devo restringere il dominio e devo prendere una parte dove trovo tutti i valori. E
E la parte che fa al caso nostro è la parte che ho evidenziato in questo grafico in rosso, da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi compresi. In questo intervallo vedete che la funzione assume tutti i valori una volta sola. Ecco, quindi questo sarà il nostro intervallo di lavoro, prima di invertirla. Ecco, allora qui ho ridisegnato la funzione y uguale sen x, però nell'intervallo da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Adesso vediamo i passaggi chiari. Abbiamo detto io parto quindi dalla funzione y uguale a sen x in un dominio ristretto, perché a questo punto il dominio che io considero non è R, ma sarà da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, ok? E il codominio è sempre da meno 1 a 1. Bene, adesso quali sono i passaggi? Prendendo la funzione y uguale a sen x, inverto, invertendo dirò che, cioè devo esplicitare la x, no? Quindi dirò che x è l'arco al coseno y, cioè x è l'angolo, è l'arco, ok? Il cui seno vale y, e lo scrivo in questo modo qui. La calcolatrice riporterà sen alla meno 1, ok? Però insomma nei vari testi si trova scritto arco sen y. E poi a questo punto abbiamo uno scambio di variabile. Al posto di x scrivo y, al posto di y scrivo x. Ecco, adesso una volta trovata la funzione inversa, che quindi è y uguale arco sen x, devo disegnarla. E per disegnarla devo fare la simmetrica rispetto alla bisettrice del primo e del terzo quadrante. Per fare questo, allora, questo punto qui, per capirci, che ha coordinate pi greco mezzi e 1, per fare la simmetrica rispetto alla bisettrice, devo scambiare la x con la y. Quindi va a finire qui, nel punto che avrà coordinate 1 e pi greco mezzi. Lo 0 è un punto della bisettrice, quindi resterà uguale. E infine il punto, questo qui, di coordinate meno pi greco mezzi meno 1, lo invece andrò a simmetrizzare e lo troverò nel punto di coordinate meno 1 meno pi greco mezzi. Sposto un pochino più in su questo. Meno pi greco mezzi. Bene, a questo punto unisco i punti rispettando chiaramente la simmetria e questa è la funzione y uguale arco sen x. Come potete vedere, il dominio adesso è meno 1, 1. E vi faccio osservare, vabbè, vediamo prima il codominio. Il codominio invece è meno pi greco mezzi. Pi greco mezzi. Se guardate bene, vedrete che dominio e codominio sono scambiati rispetto alla funzione da cui siamo partiti. Vediamo adesso la funzione inversa del coseno. Allora, anche qui concettualmente io parto dalla funzione y uguale a coseno di x. E considero il fatto che questa è una funzione suriettiva. Quindi, come abbiamo fatto per la funzione seno, devo restringere il dominio in modo tale da renderla abiettiva. Renderla abiettiva mi interessa in particolare che prenda tutti i valori, quindi da meno 1 a 1, una sola volta. E si sceglie così l'intervallo da 0 a pi greco. Okay, in questo intervallo prende i valori una sola volta. Ecco che allora, facendo questa restrizione, quindi il dominio a questo punto è da 0 fino a pi greco, mentre il codominio sarà sempre da meno 1 a 1. Bene, allora procediamo. Per procedere facciamo come prima, prendo la funzione y uguale a cos x, esplicito la x e dico guarda che x è l'arco al cui coseno y e
e poi scambio le variabili x diventa y e y diventa x. A questo punto andiamo a disegnare la nostra funzione inversa andando a fare la simmetrica rispetto alla bisettrice. Pertanto, il punto, questo punto, il punto sulla bisettrice resta chiaramente quello. Parto dal punto di coordinate 0, 1, quindi questo punto qui, andando a fare il simmetrico sarà il punto di coordinate 1, 0. Eccolo lì. Poi prendo l'altro punto, il punto che aveva coordinate pi greco mezzi 0. Beh, diventerà qui il punto di coordinate 0 pi greco mezzi, no? Devo scambiare la x e la y. E infine prendo quest'ultimo punto, il punto di coordinate pi greco meno 1. Vi spiego un attimo questo trucchetto, no? Allora, il punto di coordinate 0, 1, ok, deve diventare il punto di coordinate 1, 0. Quindi questo qui, ok, il punto di coordinate 0, 1, diventava il punto 1, 0. Poi abbiamo detto, il punto di coordinate pi greco mezzi 0, ok, diventava il punto di coordinate 0 pi greco mezzi. Eccolo qui. Questo punto qui diventa questo. Infine, l'ultimo punto, questo qui. Questo punto aveva coordinate pi greco, la x, e meno 1, la y. E scambiando la x e la y, dovrà avere coordinate meno 1 pi greco. Andiamo quindi a posizionare quest'ultimo punto. Meno 1 pi greco. Siamo qui. Ok. Bene. Adesso che ho trovato questi punti, si tratta semplicemente di andare ad unirli rispettando la simmetria. Ecco qua, perfetto. E questa in rosso ottenuta è la funzione y uguale arco cos x. Anche qui vi faccio osservare che il dominio sarà tra meno 1 e 1, esattamente come l'arco seno, ok? Quindi dominio è da meno 1 a 1, che è invertito rispetto al codominio, e il codominio della funzione di partenza, mentre il codominio in questo caso avrà intervallo da 0 a pi greco, quindi è l'insieme di tutti i numeri reali da 0 a pi greco. Ecco, anche qui vedete sono proprio scambiati. Vi faccio osservare una cosa che accomuna sia la funzione arcoseno che la funzione arco coseno, che il dominio di questa funzione è da meno 1 a 1. Anche qui nella funzione seno avevamo trovato che il dominio era da meno 1 a 1. E questo perché? Beh, perché evidentemente la funzione seno e la funzione coseno entrambe sono limitate da meno 1 a 1, ok? Possono assumere solo quei valori lì in y, e quindi quello che è l'arco dominio diventa il dominio. Infine, vediamo l'ultima funzione di cui andremo a fare la funzione inversa, la funzione tangente di x, che diventerà l'arco tangente di x. Allora, prendiamo come al solito all'inizio la nostra funzione tangentoide e ci accorgiamo che anche questa è una funzione suriettiva, chiaramente essendo periodica. Bisogna restringere il dominio e qui come dominio prendo l'intervallo sempre quello evidenziato in rosso, questa volta da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, perché in questo intervallo assume tutti i valori una volta sola. Detto questo, mi ridisegno la funzione solo nell'intervallo da noi scelto. E quindi a questo punto posso dire che il dominio della funzione ristretta in questo modo sarà da, attenzione che però questa volta le parentesi le devo girare dall'altra parte, da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Cioè, praticamente meno pi greco mezzi e pi greco mezzi non fanno parte del dominio perché lì la tangente non è definita. Il codominio
di questa funzione invece era l'insieme R, perché appunto prendeva in y tutti i valori. Ecco, procedura standard, allora, data la funzione y uguale a tangente di x, mi esplicito la x dicendo che l'arco la cui tangente è y e poi al passaggio successivo scambio le variabili. E quindi ottengo la funzione y uguale arco tangente di x. Per disegnarla, come vedete, ho già tracciato la bisettrice del primo e del terzo quadrante e adesso si andrà a cercare i simmetrici. Allora, prendiamo alcuni punti, insomma, tipo questo punto qui, ok? Che potrebbe essere un punto, no, scusate, prendo il punto sotto. Questo punto qui, che potrebbe essere un punto interessante, perché è il punto, lo disegno in azzurro, il punto che ha coordinate pi greco quarti 1, perché la tangente a pi greco quarti 1, ok, scambiando, sarà il punto che avrà coordinate 1 pi greco quarti. E quindi esattamente qui in questa posizione. Poi vi faccio osservare una cosa interessante, che vabbè, questo resta questo, lo 0 passa per lo 0 e in modo tutto analogo posso trovare il punto di coordinate meno 1 meno pi greco quarti, e quindi fin qua possiamo dire ci siamo, ok? Abbiamo tracciato il primo tratto. Adesso chiaramente qua è curvo, è simmetricamente all'altra funzione. Ecco, adesso come continuiamo? Qui a pi greco mezzi la funzione non arriva. Quindi direi andiamo a tracciarci la retta, anziché tracciare la retta x uguale a pi greco mezzi, andiamo a tracciarci la retta y uguale a pi greco mezzi e la sua e l'altra, diciamo, y uguale a meno pi greco mezzi. Beh, insomma, l'idea è questa: x uguale a pi greco mezzi era l'asintoto verticale per la funzione tangente. La retta y uguale a pi greco mezzi sarà l'asintoto per la funzione inversa, cioè praticamente la funzione farà così. E ovviamente anche stesso si può dire per y uguale a meno pi greco mezzi e l'altro asintoto orizzontale. Adesso faccio vedere la figura fatta meglio, eccola qui. Quindi insomma vedete che insomma, è un pochino, sicuramente è un pochino più complessa trovare la funzione inversa della tangente, però l'idea è che insomma, se devo arrivare fino a pi greco mezzi in x e quindi il dominio, no, avevamo detto, di questa funzione era da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, mentre il codominio era r. Quando vado a farmi l'inversa, io devo invertire dominio e codominio. Quindi il dominio è R e il codominio è da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi esclusi. Quindi vuol dire sostanzialmente che questi saranno i nostri asintoti orizzontali, y, rispettivamente y uguale a meno pi greco mezzi e y uguale a pi greco mezzi. Ecco, questa è la parte, diciamo, relativa alle funzioni inverse. Qual è l'utilità, no, di queste funzioni inverse? Allora, l'idea è questa. Vi ricordate quando ad esempio si fa radice di 4, ok? Adesso sto riprendendo la nostra funzione inversa y uguale a radice di x. Radice di 4 mi restituisce il valore 2. Dopodiché, se noi però pensiamo alla funzione y uguale a x quadro, in realtà esistono due numeri il cui quadrato è 4, perché andando invece a lavorare su questa tabella, sia più 2 che meno 2 ci restituiscono il valore 4. Tuttavia, quando faccio la radice di 4, scelgo, ok, un solo valore, ok? E quindi il valore π.
più 2, per tutto il ragionamento che abbiamo fatto sulla funzione inversa. Ecco, la stessa cosa varrà anche per le funzioni goniometriche inverse, cioè se io prendo ad esempio y uguale a sin x e vado a farmi l'inversa, quindi trovo y uguale arco sin x, ok? Allora, è chiaro che se io lavoro sulla prima funzione, io a x do il valore pi greco sesti e trovo che il seno di pi greco sesti è 1/2. Tuttavia, anche quando vado a fare l'angolo 5 sesti pi greco, trovo come valore sempre 1/2. E poi, insomma, ci sarebbero anche, no, sommando, no, le varie periodicità. Quindi la situazione, anche qui vedete il discorso era che ci sono infiniti valori che mi restituiscono il valore 1/2. Quando vado a fare allora la funzione inversa, ecco che io devo sceglierne uno e si sceglie il valore pi greco sesti. Quindi quando dirò qual è l'arco il cui seno è 1/2, la calcolatrice mi restituirà l'angolo pi greco sesti, che poi è il nostro 30 gradi se lo faccio con la calcolatrice. Quindi mi restituisce un angolo che si trova nel primo quadrante. E, oppure mi restituirà quindi la funzione arco sin x, ok? Mi restituirà un angolo che si trova o nel primo quadrante o nel quarto quadrante. Se voi provate ad esempio a fare sempre con la calcolatrice arco seno di meno 1/2, la calcolatrice vi restituirà il valore meno pi greco sesti, ok? Questo perché è scritto con i meno davanti, perché nel dominio della funzione che poi abbiamo ristretto, aspettate che vi faccio rivedere un attimo la funzione sin x, ecco qua, allora, no? Quando io sono andata a prendere la mia funzione sin x, che ho deciso di restringere il dominio per poterla invertire, ho preso gli angoli da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, ho scelto questo intervallo preciso. Quindi nel momento in cui io vado a invertire, mi restituiranno un valore che sarà compreso in questo intervallo. Ok, spero di essere stata un pochino più chiara. Quindi, perché il dominio, no, della funzione seno da invertire che avevo scelto era da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, quindi vuol dire che andando ad applicare, no, l'operatore seno alla meno 1, io troverò sempre gli angoli che si trovano nel primo quadrante, ok? Quindi pi greco sesti, pi greco quarti, pi greco terzi, oppure quelli che si trovano nel quarto quadrante, però quelli con il meno, quindi meno pi greco mezzi, meno pi greco quarti, meno pi greco sesti e così via. Questo è molto molto importante e ci sarà di estrema utilità poi quando andremo a svolgere le equazioni. Stessa cosa vale anche per le altre, la funzione y uguale arco coseno x. Allora, se vogliamo sapere quant'è vale l'arco il cui coseno è ad esempio 1/2, ecco, ce ne sono tantissimi di angoli il cui coseno è 1/2, ma noi avevamo scelto di restringere da 0 a pi greco. Quindi la calcolatrice mi restituirà un angolo che si trova all'interno di questo intervallo. Quindi qui mi restituirà il valore pi greco terzi, cioè 60 gradi. Se voi provate a farlo con la calcolatrice vi dovrà dare 60 gradi. Se voi proverete invece a fare l'arco coseno di meno 1/2, qui vi restituirà il valore 120 gradi, che corrisponde all'angolo 2/3 pi greco. Quindi siamo, vedete, proprio all'interno dell'intervallo che abbiamo scelto. E stessa cosa varrà anche per la tangente. Arco tangente di x
Se io faccio l'arco la cui tangente è 1, ad esempio, ricordando che l'arco tangente l'avevo ottenuto prendendo la funzione tangente, ma prendendo il valore che andava esclusi però da meno pi greco mezzi fino a pi greco mezzi esclusi, gli estremi, ecco che quindi questa qui mi restituirà come valore pi greco quarti, 45 gradi, che rientra, che cade all'interno di questo intervallo. Se invece faccio qual è l'arco la cui tangente è meno 1, non mi restituirà l'angolo 3 quarti pi greco, anche se la tangente 3 quarti pi greco è meno 1. La calcolatrice mi restituirà il valore meno pi greco quarti, cioè meno 45 gradi. E questo perché rientra in questo intervallo. Cioè, l'idea è questa, no? Che quando, se io voglio voglio vedere quando è che il seno, così introduciamo, ma poi insomma dedicheremo diverse lezioni proprio sulle equazioni. Se voglio capire il seno di quale angolo mi dà un mezzo, ok? Proviamo a vederlo così, no? Questa si chiama un'equazione goniometrica. Che è il prossimo argomento che andremo a svolgere. Ecco, io voglio trovare x, cioè voglio trovare l'angolo il cui seno è un mezzo. Devo essere consapevole che se io prendo la calcolatrice e faccio seno alla meno 1 di un mezzo, non sto trovando tutti gli angoli, sto trovando solo un angolo che si trova nell'intervallo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Cioè, la nostra calcolatrice mi restituirà un solo valore. Ok? E questo perché, ripeto, che l'arco il cui seno è un mezzo, ok? E per renderla obiettiva avevo dovuto restringere questo intervallo e quindi qua mi restituisce pi greco sesti. Però vedete che in realtà esistono, come vi dicevo prima, ok? Sicuramente l'angolo pi greco sesti ha come seno, cioè la y di questo punto è un mezzo, ma c'è anche questo punto di qua che sarebbe il nostro 5 sesti pi greco che ha il seno pari a un mezzo, ma la calcolatrice questo non me lo restituirà mai. Saremo noi, con le nostre conoscenze goniometriche, che dobbiamo andare a trovarlo. E poi, in realtà, ci sarà anche, perché se io penso all'angolo 2 pi greco più pi greco sesti, e quindi mi viene fuori l'angolo 13 sesti pi greco, anche l'angolo 13 sesti pi greco mi dà seno pari a un mezzo. Quindi vedete, la cosa insomma incomincia ad essere complicata. In realtà però questo qui sarà abbastanza semplice trovarlo, perché? Perché questo qui altro non è che l'angolo che ho trovato più, si chiamerà 2k pi greco. Quindi la soluzione di questa, giusto così per chiudere il discorso, sarà x uguale a pi greco sesti più 2k pi greco, così mi prendo tutte le volte che ricado lì, ok? Però, ed ecco dov'è la difficoltà, c'è un altro angolo che ha seno un mezzo, che la calcolatrice non mi darà mai, e che è l'angolo 5 sesti pi greco più 2k pi greco. Ok, ma queste insomma le riprenderemo trattando le equazioni goniometriche.